unboxing, ve l'avevo promesso, di solito non giro solo unboxing, ma a grande richiesta mi sono arrivati gli smartwatch, quindi iniziamo con questo unboxing smartwatch N10. Ragazzi, è il, come lo definiscono su AliExpress, il successore dell'Evo Watch, più economico, molto bello ragazzi. Al suo interno troviamo ovviamente lo smartwatch, un cavo di ricarica micro USB, quindi non abbiamo la basetta wireless che a molti non piaceva perché si danneggiava facilmente alla prima caduta. Qui invece il classico cavo, abbiamo le istruzioni in cinese e fortunatamente in inglese, con già vedo il codice QR per scaricare l'applicazione che dovrebbe essere Fundoware, l'applicazione che conosciamo decisamente bene. Lasciamo qui la confezione, togliamo il cavo, ecco qua, scartiamo l'orologio per la prima volta, quindi non l'ho usato prima. Vediamo un cinturino in silicone morbido, dovrebbe essere intercambiabile, ci sono i classici gancettini che si tolgono qui, abbastanza semplici. Poi cosa vedo, manca il passante qui ragazzi, ma ovviamente questo è un sample per la recensione, magari è uscito senza passante, ma poco importa. Togliamo la plastichina sul display, molto bello, sembra lo stile di cassa in plastica. Abbiamo qui il sensore per il battito cardiaco, abbiamo il microfono, la speaker, abbiamo qui un bottoncino che si dovrebbe premere, poi lo proviamo qui. No, è un bottoncino che forse è finto, perché il bottoncino originale, eccolo qui, che si preme. Vediamo come si accende, così lo diamo, diciamo, un primo giro. Vediamo se la batteria è carica. No, batteria scarica, quindi lo dobbiamo caricare. Ah no ragazzi, questo è semplicemente il caricatore. Intanto ho preso il caricatore, ragazzi, lo carichiamo con un power bank, fido power bank della UK, che funziona ormai, mi va benissimo da tanto tempo. Vediamo un pochino, lo mettiamo sotto carica. Usate la porta, se ce l'avete, la doppia, la porta da 1 A, magari un pochettino più leggera, per evitare di danneggiare lo smartwatch. Inseriamo il cavo, accendiamo il caricatore, vediamo quanta batteria c'è al suo interno, abbastanza stabile anche la presa, ecco qua, scusate, era al contrario, ecco, questo è il suo verso, lo stavo praticamente usando al contrario. Finalmente abbiamo un indicatore che lampeggia, quello dell'Evo Watch, vi ricordate che non lampeggiava niente, non si capiva la carica. Ok, lo accendiamo, eccoci qua, abbiamo questa bella watch faces che sinceramente mi piace, anche l'indicatore qui si carica. Scorriamo un pochettino, vediamo, oh, dialer. Allora, facciamo una prova, così, dialer, callogs, messaggi, heart rate, pedometro, anti-lost, abbiamo le setting, impostiamo velocemente la lingua italiana, sarà lingua, allora, display, volume, clock, bluetooth setting. Vediamo un po' di ritrovare questa lingua italiana, un'app, tre app, si può, ecco qua, si può cambiare anche queste cose. Vediamo anche le watch faces, guardate quanto è bella questa. Va bene ragazzi, io adesso lo caricherò prima. Le watch faces sono 3, 2 analogiche, 2 digitali e 1 più classica analogica.
sembra ben costruito, mi piace la fattura di questo smartwatch, bella questa colorata, penso che lascerò questa, sembra molto un Amazfit Bip, comunque decisamente ben costruito, vedete qui dietro ci sono quattro vitine, eventualmente se uno vuole cimentarsi allo sgancio di questo telefono, abbiamo le solite impostazioni, diciamo le varie unità, qui metriche e imperiali, con uno swipe si torna indietro. Ecco qua, abbiamo anche il pannellino delle notifiche, guardate quanto è bello, come scorre bene, veramente ben fatto, quindi credo che sia il degno successore dell'Iwo Watch. Ora lo provo, lo testo la solita settimana e ci vediamo presto anche su Facebook per tante novità. Ciao!